È stata rigettata al mittente con 16 voti sfavorevoli, 10 favorevoli e un astenuto la mozione di censura sull'operato del sindaco di Macerata Romano Carancini nei recenti fatti avvenuti in città, presentata in consiglio comunale dalla minoranza. La discussione, che ha visto prendere la parola quasi tutti i consiglieri, si è protratta per 2 giorni interi e l'ha vista concludersi nella tarda serata di venerdì. Ma io credo che non sia una questione personale, ci sono delle valutazioni politiche, delle valutazioni che hanno riguardato i comportamenti e le scelte. Ringrazio il Consiglio Comunale che a maggioranza ha rigettato la mozione di censura, di fatto di sfiducia, e credo che comunque questo debba essere in ogni caso un punto ulteriore di ripartenza per far ripartire la città. Soddisfatto il primo cittadino anche per una maggioranza finalmente unita che gli ha espresso tanta solidarietà e vicinanza. Sono stati interventi di grande profondità, di grande riflessione, non banali, che hanno saputo toccare alcuni profili non sempre semplici da spiegare, ma sicuramente molto importanti nel rapporto all'interno della comunità. Ritornando alla gestione della crisi, Carancini, tra le difficili scelte fatte, ne rimarca una. Ma io credo che la manifestazione del 18 sia stata una manifestazione che tendesse a riportare una centralità della città all'interno di una discussione molto delicata. Invece c'è una che non rifarebbe? È difficile poterlo dire, certamente comunicare meglio il senso dell'invito alla non manifestazione.